Ragazzi, ben ritrovati su... Ed è un bel pezzo che non ci giochiamo più, vero? Non mi ricordo neanche più come andiamo, menti. Ah, no, me li ricordo ancora bene. Forse. Sì. Ok, tanto basta spaccare cose. Qua c'è poco perché tanto siamo all'inizio. Gente che canta mentre l'altra gente dorme. Madò, quanto educati sono nell'Ade. Se fossero sotto casa mia, altro che cantare. Ok, questa è la parte giusta, a quanto ricordo. Vabbè, è un po' che non ci gioco, ma sarò mica rincoglionito. Ah, che bel cast. Sapevo saresti tornato, Spartano. Ti sono mancato. Ma col cazzo che mi sei mancato tu? Ma vaffanculo, preferisco un esame a settembre piuttosto di rivederti. Vabbè, sì, vabbè, dame dell'esilio, vabbè, tanto. Madonna, ho fatto un poco. Ma sì. È bello quando sei circondato. Vedete che poco che succede? Vabbè, allora, se fosse stato... Non lo nomino neanche perché ormai... Se fosse stato quell'altro gioco che comincia con la D e finisce con Ark Souls, sarei morto subito. Aspetta che la difficoltà... Non scherza, Siamo su Chaos. Io pensavo, cazzo, Chaos, un colpo e muori, sì, vabbè. Vabbè, quando ci giocavo al tempo ero tipo, basta, non ce la faccio più, butto via. Per Chaos. Non avevo ancora conosciuto quel gioco che non voglio nominare. Perché ormai... Ah, adesso... va bene, ok. Bungee jumping però all'orizzontale. Ma chi è che soffre qua? Siete voi che soffrite? No, perché io non soffro di sicuro. Calcio rapido. No, la spazzata è più bella. È più veloce. Però che roba. Mi sa che ti dà anche di più. Oh, visto? Non mi sa che hanno diminuito la difficoltà. Prova. Oh, ma che cazzo vuoi? Fa l'abusivo da un'altra parte. Io sì, con te sono arrabbiato. Oh, stronzetto. Un altro. Allora, ragazzi, scherzi a parte, prendo un colpo e... Devo stare zitto. Prendo un colpo e sono morto. Cerchiamo di evitare di prendere colpi inutilmente, come ho sempre fatto. No, facciamo così che li prendiamo entrambi. Fai così, ogni volta che attacca quello dietro tutti lontani di un po'. Ah, si è buttato. Ma ti sarebbe piaciuto. E tu? Ma cosa? Ma sono colpito in pieno. Ma che cazzo, tutti felicisti di merda. Com'è che mi lascio così? Bene. Ah, una lettera. Allora, questa oscurità mi opprime. No, opprime. Ho già sbagliato tutto. Questa oscurità opprimente non è il luogo per far sbocciare un fiore dedicato. Stasera onorerò la richiesta di Ade e mi unirò alla sua tavola, ma lo giuro su domani. Lascerò questo luogo empio con te al mio fianco. Niente mi terrà lontano da te, mia amata Persefone. Pirito! Bel nome. Poi dico, sappiamo tutti come è andata a finire, vero? O no? Questo che mi dia? È bianco. Ah, ti dà... Un po' rosso e un po' blu. Insomma, tutto quello che si deve desiderare. Ma... In God of War 3... Tu, quando arrivi su un punto... Tu torni indietro verso la tua visuale. Ci saranno sempre dei frontieri. Nel 2, vabbè, l'ho trovata una volta, così... No, qua lo mettono sempre! Cioè, me lo aspetto ormai. Ah... Un'altra medusa, perché non deve mancare una gorgone, no? Oh, ti ho fatto una bella striscia dietro. Eh?
Vai a fare ste cazzate. Guarda che ci ha messo anche un po' per colpire. Un'altra? Ah, giusto! Mi ero dimenticato. Possiamo fare di... possiamo usarli come... no, non mi attacchi! Stavo già preparando un raggio pietrificante. Ma no, che raggio ha quella cosa? Sta venendo fuori, sono concentrato, sta venendo fuori un casino. Tipo questo. Quello che fa la striscia per terra. Perché devono sempre fare un poco intorno a me? Ma crepi una buona volta anche due. Ci ho rotto un po' le scatole, lo sai di essere trattato come... adesso e adesso... no, non lui. Ora sì che si fanno cazzi amari per te. Vieni qui, è inutile che scappi. Fuori di testa. Oh, battuta stupida. Ah, Degasi decapitando. Ammazzi tutti. E dai. Vediamo un po' cosa succede se ti ammazzo a pugni. E tu? 30. Sì, vabbè, dai, lo spiazzichiamo qua. È morto? Sì. Sono finiti? Ora. Un altro cancello. Oh, ma quel tipo lì, ma che gatto deve continuare a rendermi dietro? Gli sto ammazzando la popolazione. Se sempre si può definire popolazione questa. Sono... ah, indovinate che c'è qua? È troppo prevedibile nel 3. Allora, ma non so se la difficoltà è diminuita o sono io che sono diventato più forte, perché nell'1 ho bestemmiato come un dannato per finirla in modalità Dio. Nel 2 meno, nel 3... nel 3 lo sto facendo ora. Ok. Tu chi? Ah, eccolo qui, Pierito. Che peccato. Desidero una prigione di fiamme. Ma ora che sei qui, tu puoi liberarmi. Ciò che mi resta è il mio arco. Ti prego, liberami. E sarà tuo. Va bene, Junior. No, adesso ditemi se non ha la voce uguale, identica a Junior di Dragon Ball. Ditemelo, dai. Avanti, non lo sto aspettando. Ma no, che parola che mi dici? Io ti sto cercando di aiutare. Sì. Ma vattene a cagare, adesso ti brucio. Se solo trovassi il modo di farlo. Ok, Rob, infiammabili, bene, bene così. Sì, devi buttarlo giù. Da quanto ho visto, laggiù c'è... c'è qualcosa che si muove. Che cosa può essere? Già. Il cancello che mi dia. Quanto ci vuole per spostarlo? Ci metto di più a farlo manualmente. Grazie. Te ne devo una. Ok. Ora dobbiamo riempire il cancello e salire su quel... sul fumo. Sì, sul fuoco. Ok, ora posso andare. Credo proprio che... chissà che cosa verrà fuori. Spero di non liberare il cerbero. Ma mi arrivano le scintille in faccia. Sì, devo combatterlo. Cavolo, è arrabbiato. Sì, è arrabbiato. È arrabbiato. Dai, colpiscimi, sono qua. E cosa vuoi rimanere là?
O esci così o non esci. Lo vuoi capire? Oh, e adesso... Ah, stavo per sbagliare. Adesso sì che si ragiona. Si va avanti col cerbero. Tipo quello di Call of Duty. Ancora tanto per qui vivere. Quanto tempo sei rimasto qua sotto? Cosa volete voi? Qua c'è un archer che campera davanti a me. Ora siamo solo io e te. Sai cosa succederà, vero? Darò fuoco. È diventato un carboncino. Ok, non mi serve più, lo sai? Non ero peccato. Non sono animalisti qua. Arco di pollo. Apollo. Hai ottenuto l'arco di Apollo. Oh, adesso posso anch'io camperare per bene. Certo che abbiamo davvero poca vita, quindi è meglio. Toh, tieni. Pensavo di fare combo più forti, ma solo ora mi sono ricordato che siamo all'inizio. Quello lì, mo? Sì, magari. Perché dovrebbero morire così facilmente? Ah, voi due, sì, sì. Mi fate il favore di morire vero per bene? Ok, tutti i robe adesso possiamo bruciarle, finalmente. Infatti stavano un po' in mezzo. Tipo quello. Oh, mi serve vita. Oh, io continuo a scambiare per magia quella blu. Invece è l'abilità speciale. Vabbè, meglio. E mi sa che lì c'è qualcosa di davvero utile. Se no, non l'avrebbero nascosta così. Se no, non sarebbe così impedito nel raggiungerla, vero? Già. C'è un... Vabbè, ma... Poraccio, perché l'ha messo qui? Allora. Cose rosse. E... Piumo di fenice. Mi accontento. Se non sbaglio c'è qualcos'altro che ci aspetta, vero? Tipo... Ah... Le posso potenziare. Ma che potenziare? Le vuoi potenziare? Ti sarebbe piaciuto? Sì, so come funziona. Al momento ci passa attraverso. Non salvo perché... Che faccio, un episodio di 5 minuti? Una nota scarabocchiata da un'anima in pena. La melodia suona all'infinito, la voce canta di dolore e perdita. Conosco fin troppo bene tutto ciò, ma posso sopportarlo. Tipo la scuola, sembra ripetitiva. Oppure il lavoro, che cazzo ne so. Basta che come lavoro non facciate la pornostar. E quando la voce canta di speranza, che conosco la vera... Ma è quando la voce... Canta di speranza, conosco la vera angoscia. Desiderio di ciò che non potrò mai avere. Chi di voi due l'ha scritta sta roba? Ma perché devo complimentarmi con voi due? Allora, non è lui perché non ha Ah, sei tu allora. Cercava di attaccarmi. Un artista non vuole mai che leggano le sue opere. Un'altra cosa utile. Corna di Minotauro. Ah, cornuti. Beh, sembra meglio. Prima ce ne volevano 6 di ognuno. Ma adesso 3. Che già più... Vedete che adesso le trovi... Oh cazzo, ho pestato un corno di Minotauro. È così. Base e cazzate varie ti danno le sfere rosse. Gente che loda il... Non posso neanche dire che lodano il sole perché non c'è il sole qua. Forse era quello. Ma fa niente. Ah, le arpie, quante ne ho da dire delle arpie. Sono forse ancora più bastarde degli altri. Io distacco le ali. Punto e basta.
Che cazzo sto facendo? Stiamo facendo pallavolo con l'arpia. La tiravo su, alla fine doveva morire per forza. Ma dai, ma che cazzo stavo facendo? La tiravo giù che poi rimbalzava da me, che poi la ritiravo giù. Ma non avete ancora finito? Vabbè, fa niente, ormai li ho uccisi. E ho poca vita. Quindi spero tanto per voi che... Oh. Il climbing, benissimo, mi piace. Occhio. Mi ricordo un Uncharted un po' più movimentato. Solo che qua hai due spade. E ci sono due scelte. No, c'è una sola. Possiamo andare solo di qua. Chissà come fare ad arrampicarsi così facilmente. È come se fosse... Come per noi, come dire. Qua c'è qualcosa. Ah, c'era qualcosa. Ah, ecco cosa. Occhio di Gorgone. Non sa... Ma prende le come si chiamano? E su e via. Ora torniamo al nostro obiettivo principale. Dobbiamo salire per forza. E credo che si vada di qua. Già perché. Ah, su! Ci arrampichiamo tra le liane. Almeno penso siano liane, non corpi umani. Sì, penso male perché siamo nell'Ade, cioè, cosa vi aspettate? Il... Ah, c'è qualcosa giù. Non c'è niente giù. No, io sospetto qualcosa, non posso andare su finché non capirò cosa c'è di qua. Non c'è niente. Quindi non c'è niente. Giudici dell'aldea. Allora anche qua c'è una catena marziale. È così bella quella catena? La tengono tutti. La voglio io. No, la voglio io. No. Ecco perché sono stati messi tre giudici. Mi schiantavo a terra. Ma bello che qui almeno... Ah, vabbè, come vi leggo. Loro che vogliono essere giudicati devono prima affrontare le prove di Erebo. Erebo, tipo i minotauri di Erebo, che erano quelli là con i cristalli, ok. Ah, ok. Dobbiamo leggere un passo della Bibbia, allora. Alimentati della paura. I perduti del mondo superiore non hanno luogo da cui fuggire dai propri peccati. Sconfiggi, ammazza tutto. Guarda che rimbalzano proprio... No! Ah, capito, le mani qua cattive, ta. Io stacco mano, mazzo Milano. Ah, vengono fuori gli spiriti di merda, come si chiamano? Sì, quelli là che hanno la voglia di vivere di... non lo so. Non hanno voglia di vivere. Ma... toglietevi. Vabbè, i morti lì non sono neanche... E sai cosa mi preoccupa? Che dopo mi resta... Com'è che sono morto con un colpo solo? Non avevo abbastanza di vita. Li uccido tutti così perché danno vita. E a me serve. E abbiamo finito? Ah, un altro passo della Bibbia. Perché le anime dannate di Ade continuano a cercare la salvezza. Quando sono dannate in eterno? Ah, era una domanda. Uccidi gli animeranti prima che... Porca troia. Ah, devo ucciderli prima che diventino... qualcosa. Si toccano lì e magicamente... Tipo scacchi. Tu quando arrivi al limite con una pedina... Con una pedina puoi scegliere... No. Prima il dovere, dopo il piacere, Prima ammazzo loro, dopo te. E non posso neanche fargli la presa perché ho un minotauro. Ho fatto un giro. Ti ho preso per sbaglio, scusa.
Oh, gli chiedo scusa, non se ne accorge. Gli chiedo scusa e non gliene frega. No, cazzo, pensavo di averlo distratto. Siamo solo noi due. Molto bene, vuoi una conversazione amichevole? Dato che sei un minotauro, puoi parlare. Non più. Grande bastardo. Pensavo di uccidermi. Per entrare nei campi Elisi non bastano forza e perseveranza. Fatti avanti per affrontare il giudizio e dimostra di essere degno. Distruggi tutto. Una spiegazione migliore di questa non c'è. Oscar, in due parole hai compreso tutto. Distruggi tutto. Ah vabbè, 3 punti, ma i 3 punti sono messi opzionali. E non mi ricordavo come si parava. Anche se madonna. No, ma dammi raggio un'altra volta. Ma sapete di quanto mi ha schivato quella arpia? Ho il tempismo. Ah, ho sbagliato. Perché ho sbagliato pulsante io. Che cavolo. Ma quello mi può spiegare perché non è morta? Dai, colpi. Oh, è crepa. Ce n'ha messo di tempo per crepare. No, questo no. No, RPE, minotauri. 2 minotauri, non uno, perché chi più ne ha più ne metta. Oh, io dico. Dico, cerchiamo di non farci ammazzare. Ah, uno è andato. E avevo visto il suo corno nella mia nel mio occhio, lo sapete. Ma non possono, anzi, i nemici possono colpirsi tra di loro. Ma solo alcuni, forse. Ah, e sono morto, già. Quasi quasi la gorgone la tengo. Ma poi la lascio libera, che magari mi serve anche per dopo. No, la gorgone no. Tutto mano la gorgone. La tengo in vita, perché tanto. Stai in vita! Ti vai uccidere! Ah, voleva farmi la presa. Ma fa niente. Perché danno non me ne fa. A meno che non mi faccia prendere. Ecco qua. Ah, non ha effetto su quella lì. Fa nulla. Oh. Aspetta che non uccidiamo con la gorgone magari, eh. Tenete la gorgone, punto e basta. Fatelo. Fatelo. No, porca puttana, piedi di merda, ecco perché le odio. Crepate tutte, porca puttana, me lo meritate. Ah, una è morta. Perché... Come si è bloccato il minotauro? Apparella che esultava. Petrificato. Che epic fail. Sì, grazie. Oh, e adesso sì che stiamo bene. Oh, crepa. Ora chi c'è? Solo io e te. Se vuoi possiamo andare a cena fuori. No. Perché sei pietrificata. È fine? Oh, è finito. È stato... Non dico difficile perché l'ho fatto quasi subito. Sto scherzando, era difficile. Però non da rimanere bloccati giorni e mesi. Come succedeva con quell'altro gioco che io non nomino. Sapete di cosa parlo? Qua deve esserci... E non ho sparato a caso perché tanto sbagliavo. Adesso abbiamo più vita. E di là ci sono delle sfere rosse. Sbaglio, dovevamo parlare con i 3 giudici.
sbaglio, il primo salto si era buggato, se avete visto bene. Era rimasto a mezz'aria. Ah, e adesso cosa mi dite? Fin qua c'era arrivato. Beh. Cosa mi dici? Guarda caso, tutte le volte che sono morto sono tornato in vita. Ma la morte qui ha la stessa utilità di un fazzoletto usato. Sono morto! Aspetta un secondo, ma quello è Kratos, vabbè, lascio andare. Porca puttana. Non ho raffreddore, non sono anch'io perché ho starnutito. Sono allergico ai mostri. Manca polvere d'oro. Se vira più avanti. Oh, Graminos, eh? Giudicano il cuore. Ma anatomia o sentimentalmente? Non potevo andarmene anch'io nei Campi Elisi così. Fanculo sta merda, me ne stavo tranquillo. No, il tuo destino non è ancora compiuto. Devi andare avanti ad ammazzare gente. Uccidi Zeus. Non te l'ho detto, ma sottinteso. Avanti. Dai, no, 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 vieni qui, dai, 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 dai. Un po' più vicino, un po' più vicino, un po' più vicino. Oh, cazzo. Vabbè, gli facciamo danno con questa, eh. Non pensate. Quasi quasi, no, no. Ah, prendono fuoco entrambi. Vabbè, ovvio. Non è una cattiva idea. Ah, li ho shottati entrambi. Shottati ne par un parolone. Ci diceva, ma si li faccia. Sei un cazzo. Che danno vuoi fargli? È inutile la parata questi qua. Perché se fanno la carica, ti prendono lo stesso. Perché ti sarebbe piaciuto. Ok, altra conversazione amichevole tra uomo e minotauro. Che finisce sempre con una lama in gola. In entrambi i casi. O io o lui. No, ma come? Ma ho fatto la combo. Ok, fa niente. Prendo lama, ammazzo. Dalai lama. Che non so che dirvi. E saltare in aria le cose. È un dovere. Polvere d'oro, di nuovo. Qua c'è un portale messo lì a caso, quindi deve portare in una zona sicura. Sì, è. Una zona nascosta. Ossia, dall'altra parte della gabbia. Ah, corno di Minotauro, bene. Una nota scritta da una giovane anima. Gli incendi, la gente che urla. Ero così spaventata. Perché mio padre non si è protetto? I giudici dicono che devo andare nei Campi Elisi ora. E che là sarà bello, eh. Cazzo, vorrei esserci io lì. Mi manca la mia famiglia. Allora, non vorrei dire una cazzata. Ma è la figlia di Kratos? Perché, se ben guardate le vecchie storie, coincide tutto perfettamente. Già. Quindi, non vorrei. Potete dire cazzata, ma chi vuole intendere intenda. No, non dirò più chi vuole intendere intenda gli altri in camper, perché mi sono rotto anch'io il cazzo di dire queste cose. Non è vero. Questa roba qua non si può spaccare anche se fa una bella luce. Ti metti in una camera con le pareti di quelle di Onice. Credo che sia Onice. Che ti fa la luce per sempre. O forse riflette bene la luce, non lo so. Oh, non sono un geologo. Sempre a salti si va avanti. Ho quasi fatto una rima, per fortuna che non l'ho finita.
Ma il vaso qua? Vedo perfettamente che c'è un vaso. Lo vedete anche voi? Perché non si spacca? Ok, fa niente. Padre. Ah. E allora che vuoi? Ma so chi sei. E che me ne frega. Sì, mi piace giocare, sto giocando in questo momento. Ma c'ha gli altoparlanti messi per tutto l'Ade così. È tipo. E. Cerbero? Cerbero subito in ufficio di Ade! Porca puttana. È roba simile. No, perché vedete che sto qua. Che parla. Parla da casa sua sul divano a vedersi la Champions League. E io lo sento fin qua. Ma hanno il satellitare nell'Ade? O vedono tutto su Rete Olimpo. Che cazzo sto dicendo? Chi è qua? Nota scarabocchiata da un'anima. Di tutte anime in pena qua sono. Lui era una mia responsabilità. Era compito mio crescerlo e insegnargli cosa è giusto e cosa è sbagliato. Tutti quelli che si avvicinano troppo a lui soffrono o muoiono. Sua moglie, sua figlia, suo fratello e ora io. Eh? Ho sbagliato con lui, come madre ed essere umano. I suoi peccati devono ricadere su di me. Punisci me per le sue mancanze e dona la redenzione a mio figlio. È la madre di Kratos questa? Suo fratello... Per il motivo di suo fratello guardatevi... E giocate a chi cavolo era. Vabbè, uno dei giochi... Uno dei giochi per PSP era. Io non l'ho giocato, però so perché mi piace autospoilerarmi le cose, sì. Ma non lo farò lo stesso con... Cosa sono quelli? Ah, sparano robe blu. Infiammabile, stronzo. Allora mi incazzo io, lo sai? Sì, lo sai bene. Ma sono pure... Tutte le volte che li sbatti per te, che li sbatti per terra... vedi che si du, vedi che fanno una scarica. C'era un vaso lì. Loro non si aspettano che io me l'aspetto. Dimenticanza di tasti da premere. Questo lo ammazza a pugni invece. Mi mancava un colpo per fare la... Per prendermi due sfere. Due sfere. Sembra una roba. Ma do due sfere a questo qui. Invece non è un cazzo. E la porta lì. No, niente. No alla magia. Sì, la vita. Un'altra anima in pena. Scommettia. Ancora. Avrebbe potuto salvarmi. Aveva la mia vita nelle sue mani e l'ha lasciata andare. Sarò anche stato un semplice capitano di nave, ma lui mi ha trattato come se fossi niente. So già chi è. E so la colpa del tormento qui. Spero che soffra nell'Ade quanto me, maledetto fantasma di Sparta. So perfettamente chi è sto qua. Era il capitano della nave del primo contro leader. E volete che ve lo dica? Sì, non vi dico... È qui ed è morto per forza, quindi non vi ho spoilerato un cazzo. Ma volete che vi dica come... No, non ve lo dico, dai. Godetevelo. Che io ovviamente faccio la fortuna di autospoilerarmi ancora prima di giocarlo. Ma... Finisci nel... Guarda, vai giù, vai giù. È morto! Oh mio Dio! Mi sono arrivate delle sfere rosse, non so perché. Dopo un po' di presa dovrebbe crepare. Ecco, infatti. Proprio in mezzo agli occhi, perfetto, simmetrico. Cos'è che mi ha chiesto?
Ah, possiamo potenziare. Bene. È il mio joystick. Solo nella PS4 lo possono fare. Sono anche più luminose. Oh! Facciamo quel che dobbiamo fare. Cioè andare su. No! Abusivo. No, tenete! No, dovevate morire voi! Le cose stanno andando parecchio male, no? Ah, c'è morto. Sì, ma avete visto quanta vita ho? Non ho un cazzo di vita! Praticamente sono morto! Si era impallato. Si è impallato! Ah no! Perché in pratica dovevo tira lo tiravo giù e poi lo sbattevo per terra. Quello là è rimasto su. Sbaglio, ci serviva una di queste robe esplosive? Andiamo. Ah, ho capito per cosa. Dimenticanza. Ma sbaglio, c'era un'altra cosa di sopra. O no? No, no! Il migrado clandestino. Vieni giù con me. Io sto levitando. No, no, colpite me. Perché se fanno esplodere quella io sai che mi incazzo. Tu vai giù. Giù ho detto. Visto come si fa? Questo no che non muo. Porto sempre tanta fortuna a voi. Ma è morto o non è morto? No, perché non ho visto sfere che arrivavano. Vabbè, fa niente, muore adesso. E se non moriva prima, moriva dopo. Che caldo che fa. Ah, stessa cosa di prima. E adesso? Ah, ha fatto la curva così, proprio. Ah! Me l'aspettavo perché ci sta giocato! Guardate quante sfere, guardate quante sfere! Sono ricco! No, qua ci vorrà un po' per togliere tutte, eh. Guardate quante cazzo sono, guardate quante sono! C'è una. È una grotta in pratica! Ma le faccio danno almeno così. Va bene, andiamo avanti. Sfere. E qui c'è. Piuma! Ma quanto sono bravo! Iscrivetevi! Ok, abbiamo finito. Possiamo andare avanti. Aspetta, ma sbaglio? Quella era una porta. Non so se ho fatto uno sbaglio o no. Fa niente. Un grande corridoio, curvo. Ma se va tutto in curva, non dovrei tornare al punto di partenza. Vabbè, vita per quel poco che ci serve. Potevo uccidere questi qui già. Ho sbagliato. Vedo un bel panorama. Ah, l'Ade è una grotta gigantesca. Bella ambientazione. Che cosa mi dice dell'Ade? Ah, qua c'è un libro, la Bibbia. Ah, il Tartaro, ecco cos'è. Le terre aride si estendono a perdita d'occhio. Ma sembra una grotta gigantesca. Statue vive.
No! Dai, colpiscimi! Credo che delle statue vere dovrebbero fare più danno. Ma di cosa sono almeno? Di pietra, di... Potrebbero essere anche di... Boh. Che ne so, di cartongesso. Ma da quanto vedo non sono di cartongesso, assolutamente. Dobbiamo trovare una tattica. Un colpo via. Oh, fa male. No, ma perché non schiva due volte questo qua? Oh, quello lì, quello là faceva male. Cazzo. No, quell'arma di... mi ha fatto la mossa senza che volessi, senza che la volessi. Ma... Mi ha shottato. Il colpo d'occhio... No! Merda, perché mi fa l'attacco? Ma... Non c'è tempismo, cazzo. Cioè, vanno due tempi diversi, non riesco a capire. Dai, no, ma questo qui è un nemico, ma... Beh, lo so da 20 metri, osservate. Adesso lo colpisco, prima no. Continuate a colpire, perché se fate la combo, vi... Sì, quella là, vi fotte. Così. Continuando a colpire. Non fate combo. Ah, non so se mi ha preso. Fate che non sto capendo un cazzo in Brasile. Sto qua vi prendeva se facevate la combo, eh. E cercate il tempismo che... Ma sono tutti due ingrumati. Oh, 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 adesso finalmente mi diverto io col martello. Stronzo. Adesso tocca a te. Continuate a colpire. E questa è la tattica. Continuate a bersagliarlo, ma pesante. Ah, si è svegliato quell'altro. Ah, e a che servono i soldati a fare questo? No, anche a te. Dai, vieni qua, dai. Adesso sono ca... errore di angolazione. Ah, sono morti. Colpitelo. È già andato. Gli altri erano in due. Dovete capire la tattica. Con i pugni voleva andare quello. Quando avevo il suo martello cercava di tirarmi un pugno. Ma dove vuoi andare? Credo che sei di pietra, ma... Vedo un crepaccio qua davanti, quindi... tentare non nuoce. Invece sì, muore. Ah, era la parte giusta. Ok, fa niente. Siamo tornati... Ah no, è in tutto un altro posto. Vedo qualcosa che si muove lì. Che sia... Non vi dico chi è, non vi spoilerò. Perché lo vedrete tra 3, 2, 1. Eccolo qua. Guardate il video. In pace. Ti dico che ho scontato la mia pena. Calmati, dio della fucina. Il fantasma di Sparta. Ecco, è Festo. Capito? Bene. Pensavo che Zeus ti avesse già ucciso. Pensavo che fossi già fuggito da questa caverna. Oh, è muto, in cassa e zitto. Ma tu sei la causa del mio tormento. Non ti ho fatto nulla, Efesto. È solamente uno, il dio. Oh, ma tutti che saranno con me, colpa tua se sono qui, colpa mia se sono qui. Ma fottetevi. Cerco la fiamma dell'Olimpo. Tu ne sai qualcosa. Ma che scopo, Spartano? La faccia è cambiata proprio. Cerco la fiamma. Cazzo. Tutti i veri figli dell'Olimpo la conoscono. E ne rispettano il potere. Non farti ingannare dal suo bagliore sedicente. Nessun dio o uomo può toccare la fiamma letale.
Io ho solo bisogno di trovarla. Se riuscirai a lasciare l'inferno, sono certo che riuscirai a trovare la fiamma dell'Olimpo. Ma quanta sfida, Lord. Esatto. È stato davvero utile. Bello quell'anello che dà le scosse. Te lo posso rubare? Non salverò qui. Ma sì, salviamo qua tanto. Aspettate. Apriamo il cancello. Se no, dove andiamo? Eccolo là, con un cono gelato di lava. Si mette a modellare. Va bene, stavano dicendo. Ragazzi, ciao a tutti, ci vediamo. Finisco qua l'episodio. Ci vediamo al prossimo episodio e ciao a tutti.